Parte da questa sera alle ore 21 il ciclo di tribune politiche che la nostra emittente ha scelto di dedicare alle elezioni amministrative nella città di Chieti, l'unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata elettorale 2020, posticipata dall'emergenza Covid. Dopo il sorteggio effettuato alla presenza del Corecom, il primo a sottoporsi all'appello del candidato è Bruno Di Iorio, a capo di una coalizione civica composta dalle liste Forza Chieti, Di Iorio Sindaco, Azione Democratica e Chieti Viva, ed ispirata dall'assessore regionale Mauro Febo, che per questa scelta si è anche autosospeso da Forza Italia. Tutte le puntate dell'appello del candidato, dalla durata di 50 minuti per ciascuno dei 5 candidati, andranno in onda dalla splendida cornice di Palazzo De Maio, lungo Corso Marruccino, nel cuore del centro storico di Chieti. Ad affiancare nelle domande al candidato il conduttore Alfredo Primante, di volta in volta si alterneranno giornalisti di varie testate di abruzzesi. Dunque, appuntamento alle 21 di questa sera con l'appello del candidato, puntata che andrà in replica domani alle ore 13.